Mi compito di dare il benvenuto a tutti voi, a chi è venuto da lontano, ci vediamo dietro di chiusi, in modo particolare, alla scuola russo per ricordare co-parlamentare, diciamo pure, no? Insieme a lui c'è una bella che si associano con me, credo che sia qui benvenuto. Giovedì scorso in questo spazio era pieno di 150 studenti nelle scuole medie superiori e con loro abbiamo fatto un ragionamento insieme, cioè, in cui si diceva che se l'intervolo soffre come purtroppo soffre di un certo isolamento sul piano infrastrutturale, e questo è fino a un certo punto forse no, dipende più intanto da noi, però soffre sul piano infrastrutturale di un certo ritardo, di un certo isolamento, non può però permettersi di soffrire sul piano culturale. Il messaggio che abbiamo dato agli studenti è stato quello di guardare oltre i confini della nostra città, ma oltre i confini della nostra regione, di vedere anche del paese, di guardare in fondo sull'Europa e sul mondo. Allora, su questo versante, in questa prospettiva, anche il fatto che la Fondazione abbia sposato volentieri questo progetto promosso dalla sovrintendenza del nostro Comune di Viterbo, direi che rientra in quest'ordine di idee, quello cioè di favorire l'uscita della città, di questa nostra popolazione, sul piano culturale, verso prospettive su uno sfondo più ampio. Questo è il senso del lavoro che facciamo, che abbiamo fatto e vogliamo fare con le fondazioni su questo territorio, in che per modo si connette con il cambiamento di mission, in qualche modo, di vocazione che le fondazioni di origine bancaria hanno, non più collegamenti di banche, almeno il fatto di averlo almeno, questo è molto importante, ma in realtà soggetti che si fanno carico della crescita del territorio con un loro originale apporto. Questo è il senso del nostro lavoro, il senso del nostro impegno, ed è proprio in questa prospettiva che io volentieri vi saluto. Io farei partire immediatamente il video, così ci rendiamo conto del lavoro che stiamo portando avanti per adesso, con la missione. Per preparare un buon banchetto etrusco servono alcuni elementi fondamentali: dell'acqua limpida e fresca che sgorghi dalle sorgenti, del buon vino per brindare con le luci e del sale per insaporire le vivande, dell'olio di quello profumato per condire e del grano per fare del pane fragrante e infine i boschi per raccogliere i frutti. Il nostro viaggio per trovare tutti questi ingredienti comincia da qui, da questo posto un po' magico. Le vie dell'acqua. L'acqua, la risorsa naturale per eccellenza. L'oro blu, da sempre condizione prescelta.
imprescindibile per l'esistenza, lo sviluppo e la prosperità del pianeta e degli uomini che lo abitano. Avvolta da un'aura sacra, è venerata presso fonti e sorgenti, abitate da divinità guaritrici, che curavano o assicuravano a uomini e donne il dono della fertilità. Adagiate sul confine leggero tra il mondo del sacro e la sfera sacrale, le acque del mare, prodigi misteriosi della natura. Thank you.
Oriente, specialmente in Grecia, il film viaggiava per il mare, quindi terre, gelosamente conservato in anfore capienti. Thank you.
della piramide alimentare, di agevole lavorazione, nutrienti, facili da immagazzinare. Era un cibo per antonomasia, il nutrimento per eccellenza. Prendendo tutti i particolari dell'iconografia etrusca,
quindi dicevo, abbiamo realizzato l'immagine coordinata, la cartina, il video. Questo video è molto interessante perché l'avete visto, per la prima volta abbiamo inserito all'interno delle riprese live un personaggio in 3D in modo coerente, non è semplicemente appiccicato. Le scene sono state molte riprese con droni, poi è stata usata una tecnica di video tracking che ha consentito di inserire all'interno delle scene modelli 3D creati esternamente e il personaggio stesso. Questa parte è molto importante, noi ci teniamo a dire che tutto quello che abbiamo fatto è fatto con software open, quindi utilizzando il software Blender, proprio perché questo tipo di progetto deve essere aperto per definizione e integrabile. Vi faccio vedere qualche schermata del sito. Il sito experience.it, ovviamente abbiamo pensato a realizzare un sito assolutamente bilingue. Ritrovate nel banner in alto i quattro percorsi che avete visto prima e ovviamente potete ritrovare all'interno delle singole sezioni il video che riguarda la via esplorata. È un sito mobile responsive, quindi l'idea è che il visitatore si ritrovi usando il sito sul proprio sistema mobile, si ritrovi all'interno di questi quattro percorsi. Ovviamente è possibile condividere sui social i contenuti. Diciamo che queste sono le caratteristiche tecniche principali, poi se ci sono domande particolari magari poi risponderò. Sì, ho anche una buona notizia, adesso sono un po' stanca perché sono tornata ieri sera da Granada dove abbiamo partecipato tutti insieme, abbiamo anche scritto un articolo scientifico, ci tengo a dire che questo lavoro è importante anche dal punto di vista della nuova disciplina che si chiama Digital Heritage, che è questa commissione di strumenti di ICT applicati al nostro patrimonio culturale. Questo convegno internazionale di Digital Heritage per addetti ai lavori aveva a Granada una parte molto interessante di exhibit, cioè una serie proprio di exhibit, di stand in cui vari ricercatori potevano presentare le loro applicazioni, era parte della scienza di Granada e i nostri prodotti di Experience Etruria hanno vinto il premio per il prodotto più gradito dal si tratta di un convegno che avviene ogni due anni e ci sono i migliori studiosi su questo campo. Vi faccio vedere che queste erano tutte all'ingresso per il pubblico, tutte le applicazioni in mostra. E qui un po' piccolina la mia collega incredula sul palco. Grazie a voi, la passerò la parola alla dottoressa Russo. Io sono molto felice di essere qui a Viterbo. Viterbo è stato uno dei comuni insieme all'Orvieto promotori con il MIBACT di questo progetto innovativo. Infatti qui vediamo coniugata l'innovazione tecnologica con la cultura, le comuni radici etrusche che in fondo accomunano tutti noi, e per la prima volta è stato creato un sistema costituito da questi due comuni capofila, Viterbo e Orvieto, e altri 15 comuni. Qui abbiamo il sindaco rappresentante di Chiusi, abbiamo Cerveteri e Tarquinia. Si sente più, sito UNESCO, Montalto di Castro e Canino, Tuscania, Bolsena, Grosseto, Casino della Pascaglia, San Casciano,
di Bagni, Sattiano, Teluciano, Murlo, Manciano e Scanzano. Quindi come vedete si sono, abbiamo finalmente superato i campanili e per la prima volta abbiamo creato un sistema territoriale extra-regionale, quindi con tre regioni, Lazio, Toscana e Umbria, e il nome di queste comuni radici etrusche. Quindi gli etruschi sono stati esaltati in questo progetto insieme al paesaggio, come avete notato è un paesaggio che ha conservato quelle che sono le tracce, a cominciare proprio dal periodo etrusco, si sono conservate intatte per secoli in questo territorio. Quindi è importante unire le forze. Ed infatti questo è anche un dato innovativo di questo progetto, proprio la creazione di questa rete. E comunque ci si auspica che questa rete possa continuare nel tempo. Abbiamo voluto anche in qualche modo rappresentare un po' tutte quelle che erano le caratteristiche territoriali in questi quattro itinerari, come avete visto, acqua, olio e grano, vino e sane e i prodotti dei boschi, che sono poi sia erano la base economica degli Etruschi, ma ancora oggi sono quelle le caratteristiche della gastronomia di questo territorio, caratteristiche di eccellenza, perché abbiamo voluto esaltare in tutti i suoi aspetti questo territorio. E poi io concludo e do la parola appunto a Luisa Ciambella, che annuncerà un'altra parte importante, perché io ritengo e noi tutti riteniamo che questo progetto anche deve essere finalizzato anche per le giovani generazioni, e di questo parlerà Luisa Ciambella. Grazie a tutti. Benvenuti intanto alla conferenza stampa itinerante di presentazione di Experience Etruria, che parte da Viterbo e proseguirà nella stessa giornata a Orvieto per le 15 di oggi pomeriggio e a Chiusi per le 17 di oggi, proprio a dimostrazione di un modo diverso, integrato, che va oltre i confini amministrativi, come diceva la dottoressa Russo, rispetto insomma a come siamo abituati a lavorare con la sola logica del campanile che prevale sempre su tutto il resto. E siamo partiti precisamente un anno fa. Mi preme spiegarvi la genesi del progetto, diviso per le fasi di sviluppo che ha già avuto e che avrà nel prossimo futuro. Allora, un anno fa, insieme all'assessore alla cultura del Comune d'Orvieto, la dottoressa Martino, ci interrogavamo come territori contigui sostanzialmente potevamo sfruttare due opportunità che il nostro paese ci stava offrendo, appunto l'esperienza dell'Expo e l'indizione dell'anno degli Etruschi da parte del MIBAC. E, insieme abbiamo iniziato un percorso, ovviamente consigliati, ci tengo a dirlo e a ringraziare il MIBAC, non solo la dottoressa Russo, senza la quale non saremmo oggi qui, al dottor Luca Mercuri, che oggi non è potuto essere con noi, ma anche al professor D'Andrea, oltre che al ministro Franceschini, che quando siamo arrivati da loro a raccontare ciò che volevamo fare per il nostro territorio per creare un modello di sviluppo nuovo, non ci hanno mandati indietro, ma anzi ci hanno dato ulteriori stimoli, ci hanno consigliato di allargare il più possibile i comuni che avrebbero aderito al protocollo d'intesa, per cercare di rappresentare appunto un modello come regione più ampia. Non è un caso che il progetto si estende su tre regioni diverse, appunto il Lazio, l'Umbria e la Toscana. Da lì siamo partiti e abbiamo cominciato questo lavoro di inclusione di altre realtà, e devo dire che le adesioni, al netto della difficoltà della burocrazia che tutti conosciamo, sono venute veramente a pioggia, e ancora oggi riusciamo ad avere richieste anche dalla Campania, anche dall'Emilia Romagna, e dobbiamo avere modo di includerci, di allargare ancora di più i nostri confini. Dicevo, l'opportunità per il nostro territorio di incrementare le opportunità turistiche, di presenza appunto, di tutta questa vasta regione. Siamo arrivati quindi alla sicura del protocollo, abbiamo attraverso la sovrintendenza dell'Etruria Meridionale fatto un incontro
molto molto piacevole con il CINEGA, che è un consorzio che unisce 70 università italiane e si occupa, come ha detto l'ingegner Virazzoli, di innovazione tecnologica, e siamo approdati qui. Siamo approdati oggi a presentarvi ATI, che è la nostra Barbie etrusca, credo che così sia stata già definita negli Stati Uniti, e a raccontarvi il nostro territorio. La prima fase si è conclusa appunto con la realizzazione del progetto e con la presentazione dello stesso a Milano lo scorso 23 settembre e alla presenza del ministro Martina, il quale è rimasto positivamente colpito dal lavoro fatto. Mi piacerebbe sentire anche qualche parere in sala per sapere cosa ne pensiate, se ritenete che questo sia un prodotto utile o meno al nostro territorio e non solo. E ci ha proposto di presentarlo sabato prossimo, il 10 ottobre, all'Expo delle Idee. Lui la presenterà alla presenza del primo ministro Renzi come una delle pratiche, dei modelli di sviluppo venuti dal territorio, ispirandosi ad Expo e che resteranno oltre Expo. Io credo che già questo sia stato un grosso traguardo per i nostri 17 comuni e per il nostro, per la città che io oggi rappresento. Non ci siamo fermati e ci interrogavamo come poter far, visto che il prodotto è open, è fruibile, non costa, perché le istituzioni lo hanno messo a disposizione di tutti e lo metteranno a disposizione di tutti, abbiamo pensato di proporci al ministro Giannini la scorsa settimana per cercare di farlo entrare nelle scuole. Abbiamo trovato la sua disponibilità, essendo anche una docente universitaria e capendo quanto la storia di questa civiltà vada approfondita all'interno delle scuole italiane e quanto questo ancora oggi non avviene. Per cui sipuleremo insieme al Ministero dell'Istruzione prima del 10, parlavamo prima appunto della bozza e della sottoscrizione prossima, per far entrare il cartone animato Experience Etruria all'interno del Telescuola Italiana. Ovviamente si partirà con il primo evento, la prima presentazione, che faremo alla presenza dello stesso ministro Giannini sui nostri territori. Ovviamente ve ne daremo notizia. Proseguiamo con la seconda fase, perché l'esperienza ci è piaciuta, ci siamo impegnati, devo dire che nonostante le difficoltà tecniche e burocratiche tutto sommato ce l'abbiamo fatta e siamo molto entusiasti di questo, per cui proseguiremo intanto con la collaborazione del MIBAC, immagino, con i tre convegni da tenersi a Viterbo, Orvieto e Chiusi, che organizzeremo nel corso dei prossimi mesi dal punto di vista scientifico dell'approfondimento, e poi porteremo avanti la presentazione di questo progetto appunto all'interno delle scuole. Perché oggi abbiamo cercato, seppure con i tempi stretti, di invitare anche le categorie economiche, abbiamo cercato di far raggiungere notizia della conferenza stampa anche le attività recettive, perché noi riteniamo che intorno a questo, insieme a voi, possiamo fare molta e altrettanta strada. Il progetto nasce sì dal punto di vista culturale per far conoscere gli Etruschi, ma il progetto nasce principalmente dal punto di vista di amministratore, quale sono in questo caso, per cercare di fornire delle opportunità alle attività sul territorio e non solo. Come farlo? Certamente inserirsi, come questo avverrà e come abbiamo avuto rassicurazioni da parte del ministro Giannini, nei percorsi legati alle gite scolastiche, dove il Ministero sembra orientato a darci una mano appunto a cercare di, non dico indirizzare, ma comunque far presente a tutte le scuole italiane la possibilità di visitare l'Etruria meridionale, per come noi in qualche modo interattivamente l'abbiamo vista, è qualcosa che secondo noi può portare e può far arrivare sui nostri territori ricchezza. E su questo noi ci dobbiamo organizzare, ovviamente, perché dobbiamo costruire una cabina di regia che probabilmente anche nell'organizzazione pensavamo addirittura a un numero verde da mettere a disposizione come una struttura per cercare di organizzare i percorsi di queste gite delle scolaresche d'Italia sul territorio. Quindi questo potrebbe essere una boccata d'ossigeno anche per le strutture ricettive che magari in inverno possono avere meno presenze
E quindi legarsi alla scuola, io ritengo che questo sia un percorso valido. Non ci fermiamo, il 25 febbraio prossimo 2016 presentiamo il progetto al Parlamento europeo. Grazie a una serie di parlamentari europei eletti sul territorio siamo riusciti a presentare questo lavoro, avremo la possibilità di presentarlo la mattina del 25 al Parlamento europeo, mentre il pomeriggio lo presenteremo all'Istituto di Cultura Italo-Belga appunto in città. Questo perché? Perché questo progetto è nato, ha camminato, speriamo che cominci a correre, ma ha come obiettivo il fatto di portare, di attrarre turisti. Non è un caso appunto che il video sia stato fatto e promosso all'Expo per approfittare della presenza di così tanti turisti in Italia. Quindi partiremo da lì per cercare di darci quel tipo di confine. Io non vorrei sembrarvi megalomane, tutt'altro, però ritengo che il fatto di uscire dai nostri confini, di andare un po' oltre la logica del campanile e farci conoscere per quello che abbiamo, sia un dovere oggi, al netto delle, appunto, delle difficoltà e delle ristrettezze che le istituzioni hanno. Quindi questo le istituzioni secondo me devono fare. Subito dopo inizieremo a fare una serie di presentazioni in altri stati europei, certamente a partire dalla Svezia. Tutti sappiamo della nostra comunanza di fortuna rispetto alla civiltà etrusca e a quello che significa, per cui riteniamo che subito dopo il 25 febbraio dovremo presentarlo con la disponibilità già in parte trovata delle istituzioni locali, appunto anche in Svezia. E cominceremo con tutta una serie di paesi europei, quelli più rappresentativi, facendo un'azione di promozione del territorio mirata, sulla quale è inevitabile, io vi esorto a darci suggerimenti, perché questo non è il nostro lavoro, a darci consigli e indicazioni da poter rendere poi concretamente fattive. Questo in generale è il percorso. Una cosa che ci dimentichiamo sempre, perché probabilmente abbiamo fatto qualcosa, sono le famose mostre. Le mostre che abbiamo attivato insieme a tutto il progetto a partire da marzo. Noi a Viterbo abbiamo inaugurato insieme alla sovrintendenza dell'Etruria Meridionale due mostre principali che si intitolano In atto i Cantaroi. Non ci fermiamo qua, loro, queste due mostre andranno avanti anche sulla prima parte del 2016. E il 24 prossimo noi inaugureremo una mostra in 3D sugli Etruschi, che ritengo che sia un'assoluta innovazione per i nostri territori, un'eccellenza, e anche lì la parte didattica fruibile dai bambini sarà molto presente e tecnicamente molto qualificata. Ritengo che anche questa possa essere una mostra itinerante da far girare sui territori, perché vale veramente la pena. Per questo però ci incontreremo tra qualche giorno per avere tutti i dettagli. Infine i ringraziamenti. Io credo di aver tutto sommato detto tutto, o meglio, quasi tutto, poi sicuramente tante cose avremo modo di dirle. Voglio ringraziare però sinceramente la dottoressa Russo, senza la quale e senza la collaborazione del Ministero non avremmo veramente fatto nulla. Il presidente Mario Brutti, ve lo dico, noi all'inizio anno, come sapete, stavamo non benissimo dal punto di vista finanziario e nonostante tutto volevamo andare avanti, avevamo già stabilito queste sinergie e queste collaborazioni. Se non ci fosse stata la fondazione che ha creduto nel progetto sin dall'inizio, ovviamente oggi tutto quello che vedete non sarebbe stato possibile mostrarvelo. E il Cineca, perché voglio dire, quale può essere l'incontro più magista per la vita in sala, anche per la Antonella Migrazzoli del Cinega, che è stata una... E poi le mie colleghe del comune di Orvieto e di Chiusi, perché
poi andando avanti è vero che siamo partiti con Orvieto, ma di fatto c'è stata una presenza massiccia di collaborazione vera da parte dell'assessore di Chiusi, che sostanzialmente è arrivata a coordinare insieme a noi il progetto, nonostante all'inizio non fossimo partiti insieme, ci siamo conosciute in corso d'opera. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a tutti i miei colleghi assessori, a Giacomo Barelli che è l'assessore all'Expo, in modo particolare a Torino degli Iacoli come assessore alla cultura, perché di fatto tutte queste attività sono andate avanti in parallelo, in maniera integrata e con il massimo gioco di squadra, come non sempre accade. Ed è per questo che secondo me questo progetto è vissuto in maniera così positiva da tutta l'amministrazione comunale, mi auguro da tutta la città, aiutateci anche a uscire fuori da qui, anche perché non è facile veicolare queste informazioni. Il supporto dei filmati verrà fornito a cura dell'amministrazione comunale a tutte le strutture ricettive, in maniera tale che possiate nelle vostre possibilità poterlo mostrare ai turisti che verranno. Se avete la necessità di particolari esigenze, fatele presenti tranquillamente, e verremo poi subito dopo la presentazione ufficiale a presentare in ogni scuola a partire dalla primaria questo cartoon. Io prima di lasciare la parola all'assessore Martino vi vorrei ringraziare, vorrei in qualche modo darvi un appuntamento a stretto giro per potervi ragguagliare sui risultati che questo progetto, in termini anche di presenze sul territorio, che questo progetto è riuscito in qualche modo a fornirvi. Grazie. Buongiorno a tutti. E visto che grazie insomma a tutti per la presenza, vorrei sfruttare questa mia presenza, insomma il mio contributo a questo punto vuole essere incentrato, visto che comunque la vice sindaco Ciambella ha illustrato in maniera completa tutto il nostro progetto, insomma, e gli intenti che il progetto, insomma, volevano raggiungere. Volevo ringraziare veramente, concedetemi insomma questo spazio per fare questo, sicuramente la soprintendente, insomma, la soprintendenza basta, però è dovuto insomma concedercelo, e l'archeologo Luca Mercuri, senza la cui coordinamento per arrivare a tutto ciò, grazie per la sua precisione, la sua puntualità e il suo rigore scientifico. E poi naturalmente inizierei con Lisa Ciambella, col vice sindaco Lisa Ciambella, che è riuscita, una collaborazione sarà importante, però il coordinamento vero è stato tuo, e sei riuscita in ogni occasione comunque a tenere in fila del progetto, è reale. Continuo ai ringraziamenti, naturalmente Cineca, grazie anche le collaborazioni sono state strette, sono state immediate. Noi abbiamo potuto apprezzare anche a Bologna come veniva elaborato il progetto man mano che le fasi andavano avanti, e quindi ci siamo resi conto da subito il livello e la professionalità che ci stavano nota, ma che ci stavano offrendo in quel momento per il nostro progetto. Naturalmente il nostro supporto più importante, che è il presidente Brutti, presidente insomma della CAI di Viterbo, che ci ha creduto da subito nel nostro progetto, e spero insomma che sia per quanto riguarda l'Umbria e per quanto riguarda la Toscana possa sopraggiungere un ulteriore insomma supporto, e chiedo il vostro aiuto insomma in questo, nel senso che durante questa nostra conferenza itinerante avremo modo insomma di poter ulteriormente mettere in evidenza l'importanza di questo progetto, che sta diventando veramente sta assumendo arriva a livelli alti, arriva non a livello nazionale ma sta arrivando, raggiunge livelli internazionali.
E poi naturalmente, ultima ma non per ultima, l'assessore Lanari, che in effetti sì, è arrivato in un secondo tempo, ma è riuscita a coordinare 5 comuni della Bassa Toscana, a raccordarsi con Grosseto e con Castiglione della Pescaia, e riuscire quindi a dare quel contributo che serviva affinché il territorio, quindi l'Etruria, fosse veramente rappresentato. Quindi 3 regioni che hanno creduto in un progetto lungimirante, un progetto che è stato definito anche tra l'altro di buon augurio, diciamo, perché il ministro Franceschini l'aveva definito un progetto da proporre a livello internazionale, e così è stato. Quindi siamo in attesa del 10 di ottobre per poter ulteriormente legare il progetto, sì, a Expo, ma non solo, come già ho avuto modo di chiedere al ministro Martina durante la conferenza stampa Expo, durante la presentazione del progetto a Milano, insomma il 23 di settembre, di poter avere uno sguardo ampio e aperto verso le politiche agricole, cioè il nostro progetto può sicuramente avere un futuro anche in questo ambito, quindi dalla cultura e l'agricoltura insieme per un rilancio dei nostri territori. E non solo, gli sviluppi quindi saranno notevoli, saranno importanti in ambito scolastico, come ha ricordato l'assessore Ciambella, e in ambito turistico, la produzione turistica dovrà e potrà partire da questo progetto per un rilancio dei nostri territori. E a questo punto penso di aver detto tutto. Ringrazio naturalmente, anche se non sono presenti, tutti coloro che hanno sostenuto il progetto da dietro le quinte, quindi tutti coloro che hanno lavorato, tutti gli uffici, sia l'ufficio cultura, ma anche ringrazio gli specialisti, quindi gli archeologi che hanno curato la parte scientifica, quindi a parte la parte Luca del Curi, insomma per quanto riguarda la sovrintendenza, vorrei ricordare l'archeologo Venturi, sì, ma la cercavo, non l'ho trovata, e il professor Bizzarri, che hanno collaborato in maniera stretta, insomma, affinché tutto, insomma, potesse andare avanti con rigore scientifico. Vi ringrazio, buona continuazione, passo la parola a te. La parola a Chiara Lanari, vorrei chiedere al sindaco di Chiusi di dirci 2 parole di saluto, visto che è riuscito ad essere con noi, e lo ringraziamo. Buongiorno a tutti, grazie a voi per la stupenda opportunità. A Chiusi abbiamo avuto un piccolo passaggio, diciamo, elettorale, perché il sindaco di Chiusi, che poi avete visto scorrere nei nomi come uno, diciamo, dei protagonisti titolari, insomma, dell'attività amministrativa di Chiusi in questo progetto, ha vinto le elezioni regionali e quindi si trova oggi a rappresentare, insomma, il nostro territorio al cospetto della regione Toscana, e quindi c'è stata una evoluzione che ha visto la mia nomina come reggente, e tutto è iniziato a luglio, e da luglio, quando con Chiara ci siamo incontrati per dire ok, facciamo il punto della situazione, questo progetto è stato uno dei progetti che con Chiara mi ha illustrato, mi ha reso partecipe, e ho visto la bellezza e l'importanza di questo lavoro che stiamo facendo per tutto il territorio. È una cosa molto bella. Innanzitutto mi hanno colpito sostanzialmente 2 cose. La prima è vedere come 3 assessori quota rosa hanno prodotto veramente un elemento anche di novità. Non sempre riusciamo a vedere impegnate le nostre assessori in progetti così di valenza, diciamo, ultraterritoriale, perché andiamo ad abbracciare 3 regioni, 17 comuni, quindi la complessità a volte anche politica di doversi raffrontare con le varie realtà è stato affrontato alla grande, e credo che c'è un elemento di grande contentezza in questo, in vedere 3 persone che vogliono bene ai loro territori, e ci fa veramente piacere, 3 donne anche stupende che ci fanno onore. La seconda cosa che mi piace, che mi è piaciuto in questo video, che se forse dovessi trovare una sola parola per descriverlo, che non è legato proprio al video in sé per sé, ma è la parola bellezza.
cioè noi come istituzioni, come rappresentanti istituzionali, ma anche come politici, che con Censa ci preoccupiamo di pensare la nostra, il nostro paese, la nostra Italia, di raccontarla bella, cioè di fare le nostre azioni politiche e amministrative per percorrere un progetto di bellezza. In realtà l'Italia bella già esiste, questa è l'Italia che noi vogliamo provare a raccontare. L'Etruria è il cuore del nostro paese ed è il cuore bello del nostro paese, ed è questo, da qui, dalle nostre particolarità che già esistono, che non c'è bisogno di inventarsi chissà cosa, ma abbiamo la necessità di far conoscere la nostra bellezza a chi ci sta osservando. E quindi la parola bellezza credo che sia la parola giusta e più appropriata, insieme a quella della curiosità, perché rendere questo video, promuoverlo anche in elementi didattici, come diceva prima l'assessore vice sindaco di Viterbo, in un progetto magari anche didattico, quindi con le scuole, con il ministro Giannini, rendere questo progetto curioso da poter essere in qualche maniera visto da tante persone, incuriosire quelle persone a visitare i nostri territori, è l'essenziale. L'essenziale che ti unisce la cultura, che unisce il commercio, perché le vie dell'acqua erano, no, nei tempi rappresentavano un elemento di comunicazione e anche di portare i prodotti, quindi di commerciare i nostri prodotti. Ma penso all'agricoltura, come giustamente è stato sottolineato, penso quindi cultura, storia, arte, commercio. C'è tantissima valenza in questo progetto. Mi sono impegnato, dopo che Chiara mi ha presentato questo lavoro, a sostenerlo per questi mesi che ci porteranno da qua al prossimo cambio di amministrazione, di dare il massimo perché questo lavoro venga conosciuto nel miglior modo possibile. Anche a Chiusi questa sera faremo una iniziativa come questa, questa conferenza, questa presentazione itinerante, che vuole provare a dare una mano, a cercare di raccontarlo a più persone possibile. E grazie quindi da parte dell'amministrazione Chiusi a tutti voi, a Cineca, alla dottoressa Alfonsina, al presidente della fondazione che ha finanziato un'opera veramente di valenza, e quindi buona Etruria a tutti, e andiamo all'Expo con grandi aspettative perché ce lo meritiamo. Grazie. L'assessore alla cultura di Chiusi, la dottoressa Lanari. Non voglio tediare ulteriormente, anche perché credo che con i tempi siamo arrivati precisi, quindi non mi dilungherò se non aggiungendomi innanzitutto al ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Sono stati detti già la sovrintendenza, la fondazione e tutti coloro anche che a livello tecnico, e quindi rivolgo anche ai funzionari, ci hanno supportato, perché se le idee sono bellissime, noi abbiamo in sostanza, da quando siamo stati coinvolti come comune della città di Chiusi, creduto in un sogno, e credere in un qualcosa che poi diventa materiale, diventa un contenuto apprezzato non solo per Expo ma a livello scientifico, didattico e divulgativo, per la cultura, per il turismo, quindi per l'indotto economico tutto nella nostra bellissima Italia e anche in Europa, non capita insomma tutti i giorni. Di questo davvero vorrei ringraziare le due assessore che sono perno cruciale sulle quali ruota il progetto, ma tutti i comuni che hanno appoggiato, supportato e compreso l'importanza di questo progetto. Vorrei ringraziare i ministri, perché i tre ministri hanno dimostrato un particolare interesse, tanto che appunto, come è stato detto, saremo all'Expo delle idee. Noi come comune abbiamo fatto il raccordo, come diceva la dottoressa Martino, di altri quattro comuni. Quando ci è stato presentato il progetto, la prima cosa che abbiamo pensato con l'ex sindaco Scaramelli e ora anche con Yuri Bettolini era che non potevamo presentarci come Chiusi, quindi sfondando ancora di più quelle logiche in campanile che sono state dette. Volevamo presentarci in questo progetto come territorio. Siamo riusciti a coordinare quattro comuni, che sono Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Murlo e Sarteano, che rappresentiamo a questo tavolo. Insomma, la Toscana del Sud è rappresentata. Noi vi ringraziamo per averci reso partecipi all'inizio di questa progettualità, per lavorare insieme il più possibile, anche insieme alle sovrintendenze. Mi preme ringraziare, infine non da ultimo, perché credo che ragazzi ce lo siamo dimenticato, ma è una persona alla quale va un tributo ed un ringraziamento per tutte le relazioni che sono state tenute, l'onorevole Fioroni, che ci ha aiutato veramente, che i vari contatti, che non è qua questa mattina, che sicuramente troveremo nei prossimi mesi nel percorso. Grazie a tutti voi, grazie per l'ospitalità. Cosa dire?
Abbiamo detto e dissi anche, diciamo, sbilanciati sul discorso degli Etruschi, legandoci un po' a questa cosa, che Porsenna era originario di Chiusi. Porsenna e Orvieto, insomma, avevano un legame particolare. Noi ci siamo voluti avvicinare a Roma in una maniera un po' diversa, come quella, insomma, che era, diciamo, prerogativa etrusca di Porsenna. In quest'ottica davvero buon experience Etruria a tutti. Grazie. Ringraziare tutti i colleghi delle sovrintendenze che hanno contribuito alla realizzazione del filmato, quindi colleghi sia della sovrintendenza archeologia del Lazio e della Liguria Meridionale, sovrintendenza archeologia della Toscana e dell'Umbria. Era questo proprio per ringraziare per il loro lavoro, grazie. Grazie a tutti, chiedo alla stampa se ci sono domande o anche i presenti, siamo a disposizione. Tutto chiaro, vi abbiamo annoiato. Esaustivi, vi ringrazio. Adesso c'è un aperitivo all'insegna dell'experience Etruria, un'esperienza sensoriale uscendo sulla sinistra, così facciamo un piccolo brindisi. Grazie mille.